Eppure tu mi chiederai di illuderti tra i petali gialli di quei cespugli verdi sbocciati ieri nel bosco delle nebbie dense, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu ti mostrerai distesa sul tuo divano verde accanto al caldo fuoco. Ti cerco, ti aspetto, ti sfido. Occupami la mente e tutte le passioni, ma tu offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino è udirlo, ma tu abbracciami e coprimi, ma poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Tu mi spingerai a rompere la porta rossa dalla cornice verde, a guardia del tuo letto caldo e vellutato, un di rifugio per il nostro amore. Eppure tu mi incanterai col tuo dilemma penna verde, qui tutto niente, scarabocchiato vieni sul fronte dello scrigno, dove è mistero la tua complicità. Ma tu offendimi con albe boreali e poi sussurrami di tuoni di tempeste, ma tu affondami in nuvole di abbracci e poi ritrovami nelle bugie dei sogni. Il tuo destino è detto, il mio destino dirlo, ma tu abbracciami e scoprimi e coprimi e poi stringimi e narrami e ignorami, ma tu conducimi in una favola sognata e poi riportami nella realtà del mondo. La mia vita da sempre, la mia vita è per te. Cosa facciamo questa sera? E quindi, ti ho portato un po' di libri? Continuiamo, sì. La Dila, grazie al suo presidente Bruno Mancini, offre uno degli ultimi testi pubblicati e anche per quest'anno addirittura sarà presente anche all'Expo a Milano. E auguriamo anche alla Dila, che collabora già da qualche anno, e a Pasquale Di Costanzo che ci sta anche collaborando ogni anno negli ultimi 3 anni con le sue esibizioni strabilianti. Grazie per tutto a tutti quelli che hanno collaborato all'iniziativa, soprattutto ai volontari della UIL. Diciamo che diamo l'arrivederci al prossimo anno con una festa che probabilmente sarà, ci sarà uno scambio culturale con un'altra paese, provincia italiana, dove viene fatta anche la festa della zucca. A Torrenova andremo, a Torrenova? Se Torrenova fa una festa della zucca, saremo felici di continuare il gemellaggio che già c'è attraverso Dila, Ischia e Torrenova. Grazie, a dopo.